Non mi arrendo a vostri abusi corrotti, aspetto di leggere sui giornali, signora. Non so neanche leggere, porca la miseria. Tipo far combaciare le scritte così e veniva fuori Ezik. Io credevo legati come tifosi di aquilotti. Guarda, eccolo lì, aspetta. Aspetta. Che triste storia. Mia moglie è cuoca cattiva, ma se io non mangio lei arrabbia. Eroe d'Arstusca, ma non sa neanche scrivere, ma ignorante. Che c'ha 826 coltelle? E coltelli? Le coltelle, no! Non toccare la polvere! Ma mi ha dato un veleno, ma sei scemo! Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su Papers, Please! 2023 Edition! Voi direte, Lon, ma siamo nel 2024! Sì, ma l'abbiamo iniziato nel 2023! Signori, anche il signor Tilonowski ha passato un capodanno un pochettino traumatico, se vogliamo essere onesti, perché se vi ricordate nello scorso episodio, una cliente, una signora, mi ha consegnato un botto di capodanno un po' troppo grande, ovvero una bomba, e ci sono stati attimi di panico. Quindi vediamo di iniziare questo nuovo anno sperando con un po' meno porchi. Siamo al 17° giorno. Incidente di Griesten, sicurezza in primo piano, previste nuove violazioni, delatrice d'Antegria, respinta dalle Federazioni Unite. Ste delatrici che andano a rompere le palle in tutto il mondo, ma dimmi te. Ok, io spero non ci saranno altri attentati, ma è abbastanza ovvio che i colechiani ci faranno ancora bubu 7 del 9 dicembre 1982. Chi è il signore, scusate? Ah già, è vero, adesso abbiamo anche il fucilozzo. Dica, e questo chi cocchio è? Salve, ho sentito che tu di Mirsk. Io ho cresciuto lì, ma non torno da tanti anni. E posto di merda, come prima. Ah, certo, anche io ricordo questo. Sono Sergio, piacere di incontrare te. Farò tutto per proteggere te. E ora che l'ha detto, ci morirà fra atroci sofferenze. Ok, Sergio ha un colore differente, perché qualora lui morisse... Mettiamola così, ci sentiremo delle M di proporzioni bibliche. Cioè, vi ricordate come dicevo lo scorso episodio, ho mandato la chiavetta con cui aprire una cassetta, perché sti deficienti a quanto pare non li hanno addestrati per respingere eventuali minacce. Ok, iniziamo la nostra giornata lavorativa. Sono 4 giorni che non gioco, porca di quelli per porca. Buongiorno signora, abbiamo un Arstorskiana che... Oh madonna signora, cosa le è successo alla faccia, scusi C'è un'incongruenza, tua foto diversa. Non so che dire, sono io. Zio Billy, cominciamo subito con i controlli alle improntine. Johnny Crocker, 52 kg, 1,72. Fin qua tutto bene. Se le improntine sono a posto, la dobbiamo far passare. Ecco qua. Aspetti, 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 che c'è che la carta d'identità. Si levi dai maroni. Non mi fate perdere tempo. Oh, no, ancora tu, ma porca di quelli per porca. Cosa vuoi dalla mia vita quest'oggi? Gli attacchi al confine non sono opera di Ezzi, gruppi estremisti ignoti responsabili. L'ordine indebolisce i centri di potere corrotti, non ferisce innocenti. Agente Ezzi che ne arriva oggi per scoprire gli estremisti. Oggi! Ho capito. Si fidi ciecamente, non lo farò passare. E che cocchio, se sono corrotto lo sarò fino alla fine. Credevo fosse Giorgi per una frazione di secondo. Scopo di viaggio, solo visita, durata di soggiorno. Vengo un mese. Ok, signor Simor Nistroyem. Che nome di M. Ehi là là, abbiamo una data di scadenza brutta. Non puoi entrare con documento scaduto. Potevo venire solo ora. Ecco, vieni un altro anno cortesemente. Ma porca di quelli per porca. Io ci metto pochi secondi a venire e nessuno si è mai lamentato. Vabbè, dettagli, lasciamo stare che è meglio. Allora, abbiamo... Tronska! Anna, sei un pochettino tronska. E vedere amici rimango 8 settimane, ma dimmi te. Allora, 60 kg, 1,89. In quale universo parallelo, signorina? Scusi, Ecco qua. Tua altezza è diversa. Oh! Primo O del 2024. Non cominciamo bene, signorina. Vabbè, ma il bollettino dei carcerati non ce l'abbiamo più. Insomma, di malviventi e tutte cose. Allora, facciamo un controllino veloce. Incongruenza rilevata. Non posso confermare tue impronte. Oh! Quando la Anna, no, come chiamava? Anna Tronska fa... Oh, finisci in galera, finisci in galera. Arza, signora, non mi faccia perdere tempo. Oh, la fa anche a lei, buongiornissimo. Avanti, il prossimo. Tutti in galera, vi sbatto, porca di quelli per porca. Abbiamo la signora Irina Kozlovska. Transito per Arstorska, vengo solo 2 giorni. Sembra capelli cortissimi, ok. Direi che è tutto corretto, ho un po' accelerato il controllo. È stato rischioso, sto cercando di risparmiare prezzo di secondi. Ok, tutto giusto? Meno male, per un secondo avevo temuto il peggio. Oh oh,
Oh no, scrivo reportage su condizioni di Earthsort, che ha durata di soggiorno, il tempo che serve. No, signora, non va bene, porca la miseria, eh? Abbiamo un'incongruenza, mancano documenti richiesti, sono giornalista, ecco il mio pass. Non me ne frega niente del tuo pass, DM, vada via dal mio paese, questo è oltraggio. Perché rifiuti me? Perché sei cessa. Tuo pass stampa è inutile per entrata, questa è violazione di diritti, non mi arrendo a vostri abusi corrotti, aspetto di leggere sui giornali. Signora, non so neanche leggere, porca la miseria. Uno pensa, ma stai facendo i controlli? Vabbè, guardo i numerini, le scrittine. Se mi sembrano uguali, diciamo che più o meno è corretto. Vedere, amici, durata di soggiorno. Resto solo 2 giorni. Marvin. No, aspetta un secondo, Marvin. Stavo controllando il resto e mi sono appena accorto che tu hai detto per vedere, amici, qua è transito. C'è qualquadra che non cosa. Scopo non coincide con permesso d'entrata. Chiedo scusa attraverso paese. Ancora una volta la gente si è dimenticata perché viene a Darstorska. Vabbè, dai, voglio fidarmi. Sei solo un pochettino confuso. Ha mangiato troppo panettone della Ferragni. E chissà che cazzo ci mettono dentro lì. Ma insomma, ci siamo capiti. Ok, come siamo messi? 9. Ok, ho recuperato il tempo per... perso. Scusi, signora, mi dovrebbe dare tipo la carta d'identità? Dov'è carta d'identità? Mai avuta. E io ti rifiuto, porca di quelli per porca. Aspetta un secondo. Se ricordo bene, bisognava tipo far combaciare le scritte così e veniva fuori Ezik. Ah, ora me lo ricordo. Lei è quella dell'Ezik. Si levi dai maroni. Gliel'avevo detto a quello dell'Ezik. Non mi rompete le balle. Si incazzeranno come non ci fosse un domani. Questo ve lo garantisco. Sti maledetti. Oddio, è un uomo o una donna? Chiedo per un amico, sa come. Veruska Beliankova, se sei alle Veruska. A quanto pare sei ingrassata durante le feste, Veruschina. Sei selezionata per perquisizione. Ecco qua, un altro calendario 12 mesi. In questo caso dobbiamo farlo per il 2024. Ci dobbiamo prendere avanti. Scommettiamo che la Veruska c'ha tipo un po' di verruche brutte, brutte, brutte sulla schiena. Ma è tutto a posto. Ha solo mangiato troppo, ma per davvero. Oh mio Dio, scusate un secondo. Devo bere molta più acqua perché non avendo registrato per 3 giorni, la mia gola si è un pochettino tranquillizzata. Non è più abituata a dover urlare e dire cagate tutto il giorno. Ma vabbè, dettagli. Veruschina, bentornata da Darstorska. Andiamo, le donne cesse ovviamente sono tutte del nostro paese. Avanti, il prossimo, che non c'ho tutto il giorno. Ok, siamo al 10º, quindi oggi niente attentati. Una volta tanto una buona notizia. Vengo per visita, durata di soggiorno, vengo poche settimane. Ok. Signora, non per rompere i maroni, ma gli stranieri devono avere il permesso d'entrata a Brighella. Non hai permesso d'entrata. Scusa, ecco qui. Prenderei a ceffoni, mi sono già dimenticato cosa dovevi fare. Visita poche settimane, 52 kg, 1,76. Brava, Tuan. Oddio, ho dubbi sulla cittadina qua, ma vabbè. Non mi sembra una persona pronta a truffarti. È tipo vecchia da far schifo, ma vabbè, dettagli. Coso, sparale se fa qualche boiata, mi raccomando. Ok, stiamo procedendo abbastanza bene. Aia la colecchiana. Devo vedere amici, durata di soggiorno. Vengo un paio di settimane. Ok, fin qua tutto bene. 67 kg, 1,88. Ma non è super alta per una colecchiana. Aspetta, ma non mi dire che sono qua dietro i criminali. Non mi ero accorto. Devo sfogliare qui. Aspetta un secondo. Oh, porca miseria, per fortuna che ho controllato. Forse conveniva a te non venire. Fai passare me o la paghi. Oh, zio Billy. No, no, aspetta. Non ho pensato che si poteva sfogliare l'onino. Anzi, signor Telanoschi. Anche lei mi ha mangiato un po' di pandoro della Ferragni, mi si è rincoglionito. Ma porco canaglia. Oddio, questa sembrava la tizia di prima. Vabbè, questa sembra questa tizia, ora che ci penso bene. Non è la mia impressione, ha nessuna correlazione. Scusi, ci assomigliava giusto un pochettino, porti pazienza. Ma dimmi te, 65, 1,84, Michelle Koskova. Oddio, sono le 5. Ne abbiamo fatti passare 13. Direi tutto a posto. Ho affrettato un po' il controllo. Signora, si levi dai maroni, avanti. Questo 2024 non è iniziato bene. Mi hanno già bullizzato male su Ark. Ok, madonna, ultima cliente della giornata. Mi sa che non riesco a fare 2 controlli. Immigrano Storska, brava. 666, il diavolo. Dalle Federazioni Unite, 50 kg, 1,72. Kerene, cioè, me la rischio. Veloce. Dai, levati dai maroni. Ti prego. Devo pagare cose a mio figlio. Non ne avrò mai nella vita. Me li fumo tutti al... anzi, me li bevo tutti al baretto, i soldi. Aia, colecchiano, ma tanto... Sono le 6. Vengo a vivere con mia moglie. Signor Rasmus. 66 kg, 1,77. Ci sta. Enki o non è in colecchia fino a prova contraria? Infatti, porca di quella suprema porca...
Città che è messa diversa, non so di cosa parli. Guardi, stavo per non affrettare i controlli quest'oggi e mi sarei perso un altro arrostino. Vi ricordo che comunque io vengo pagato, cioè mia moglie viene pagata in inerchia da coso, mob e dettagli. Ok, fine del giorno 17, il compleanno di tuo figlio tra due giorni, appartamento classe 6 disponibile, affitto 40, riscaldamento 5. Oddio, potrei quasi lasciare acceso il termosifone tutto il giorno senza rompermi le palle, così non devo pagare i medicinali mio figlio. Come potete notare, sono tutti che cagano cubetti di ghiaccio, anzi cagano polaretti praticamente. Allora, gli do riscaldamento ma gli tolgo il cibo e a sto punto... è che mi rompe le balle pagare un po' più di affitto. Però se raggiungiamo l'appartamento di classe 5, mi pare che avesse... cos'era? Il termosifone incluso, non vorrei dire una cavolata. O era classe 4, adesso ho i vuoti di memoria. Sono passati pur sempre 2 anni. Comunque sì, abbiamo guadagnato un po' di dindini, andiamo un po' in perdita. Ma direi che va bene così, direi che va bene così. Il confine di ferro da Storsky alla stampa mondiale denuncia parzialità nei visti. Ma se non hai tutti i documenti non è che ti faccio passare perché sei della stampa, scusa Impor denuncia le restrizioni commerciali, forse eccessivi i dazi sulle merci di Impor. Vabbè, in Italia abbiamo la dogana che ti fa passare la voglia di importare. 10 dicembre 1982, fra 2 settimane è Natale. Ora mi diverto. Ispettore, le procedure sono state riviste su pressione della stampa internazionale. Ogni rifiuto andrà accompagnato da un timbro di motivo rifiuto. La guardiola è ora dotata di sistema di inchiostratura computerizzata. Interrogare i richiedenti sulle incongruenze per selezionare il timbro di motivo rifiuto adatto. Perfetto. Sì, vabbè, c'era un cosino e tu fai e lui ti stampava il motivo del rifiuto. Oh, questa volta me li tengo da parte i criminali. Ma che stracocchio. Oggi potrebbe provare a passare qualcuno, è una di quelle giornate in cui mi faranno girare gli zebedei. Porcaccia la miseriaccia, non cominciamo bene. Signora, signora, guardi, la blocco subito. C'è bisogno del passaportino. Passaporto richiesto. Cos'è il passaporto? Datemi il talloncino. Quindi cosa... aspetta, stampa il motivo qui. Poi il rifiutino di qua e le ridai tutto indietro. Basta? Rifiutata. Per quale motivo? Ma porca miseria, è scritto chiaro sul timbro. Oh! Vai comunque al diavolo. Ma che c'entro io, signora? Ma scusi, ma se la prende con me? Io devo far rispettare le regole, né? Sennò che cocchio serve la dogana? Mettiamo direttamente una porta scorrevole e tanti saluti. Scopo visita, durata di soggiorno, resto solo 2 settimane. Ok, signor. Ma ai, boychuk della colecchia. Vabbè, poco male, 89 kg, 1,79. Dai, non... devo fidarmi ogni tanto anche dei colecchiani? Non facciamo di tutti i colecchiani un'esplosione, come si suol dire da queste parti? Vabbè, anche perché sennò mi ci muore... come si chiamava? Sergio? Giorgio? Mi ricordo più già il nome. Bello stendardo, ricordo quella partita, da brivido. 1,83, 80 kg. Il signor Boydikus Markowski, distretto Urton. Non era Orton? Zio Billy, adesso mi viene il big dubbio. Ah no, proprio non c'era. Era completamente sbagliato. Hai provato a fare il furbacchione. Questa carta contiene dati falsi. Non capisco. Arrostino is the way. E faceva l'amicone. Ma che... io credevo legati come tifosi di Aquilotti. Guarda, in prigione i nostri agenti saranno felicissimi di usarla come pallone o come, come rete. Ma in quel caso saranno altre le palle che dovrà parare. Ma vabbè, dettagli. Allora, ahia, un'altra colecchiana. Sono rappresentante diplomatico. Ecco, ora sospetto cose. Colecchia, acidi, bla 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 bla. Yuri Jankowska. No, Junoska, scusi. Luri, Yuri. Ecco qua, ho trovato subito l'incongruenza. Signora, questi nomi non coincidono. Ho cambiato nome di recente. Ti sto odiando. Che te manco c'ha idea, porca la miseria. Ok, in effetti questa incongruenza è stata chiarita. Le impronte? Le impronte combaciano, va bene. Il timbro mi sembra valido, quello delle autorizzazioni diplomatiche. Speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Avanti, prossimo, dai. Zio Billy, 8421 documenti, timbri e tutte cose. A fine giornata c'ho gli attacchi di panico, porca la miseria. Transito attraverso paese, durata di soggiorno 2 settimane, come sempre, figlioli. Però il fatto che sia colecchiano non mi convince minimamente. Vedor, Jackson Taylor. Dai, 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 devo cominciare a fidarmi di più. È un po' che nessuno si fa esplodere. Sono stati un paio di giorni tranquilli. Solo nell'episodio di Capodanno hanno detto: vabbè, dai, proviamo a farci esplodere, tiriamogli delle bombe. Meglio abbondare, al signor Telonowski piace fine anno. Porca la miseria. Documenti. Ok, abbiamo uno che viene per lavorare.
Aspetta, manca un documento, ma porca. Un tempo facevo ispettore anche io, tanti anni fa, nelle Federazioni Unite. Respingevamo quasi tutti, e non vi biasimo. Ora fanno tutto con computer, così respingono ancora prima. Va bene. Tuttavia, Ciccio, ho il permesso d'entrata. Dov'è il permesso d'entrata? Non importa cosa dico, tu nega visto e vado via. Ok, va bene. Contento lui? A posto, non vuole neanche entrare, probabilmente. Allora è questo che si prova. Ma è venuto qua per farsi rifiutare, signore. Ma scusi. Gli erano venuti i sensi di colpa dopo essere andato in pensione, probabilmente. Vuole provare l'ebbrezza di essere rifiutato. Ho lavoro qui, durata di soggiorno. Vengo 8 settimane, ok. Specchia, c'è troppa roba, belle arti. Il nome coincide, l'altezza, il peso e il culo di tua nonna, porca la miseria. La faccina non mi corrisponde. Non assomiglia a foto, non so che dire, sono io. Guardi, se mi avesse detto anni sono stati crudeli, l'avrei anche lasciata passare, probabilmente. Eccomi impronte, perfetto. Vediamo un po' se sei chi dici di essere. Dati coincidenti, ma porco canaglia. Ok, non vedo motivi per rifiutare il signore. Quindi cosa manca? Questo, scodi, vado avanti, vado avanti. Ok, siamo all'ottavo. Di solito in questo momento che qualcuno prova a fare il furbacchione, sono pronto a prenderlo a fucilate sul culo, ma vabbè, dettagli. Forse non oggi, forse domani, ma prima o poi qualcuno farà il furbacchione. Vengo per lavoro, durata di soggiorno, un anno intero. Eccolo lì, aspetta, aspetta. Porcaccia la miseria. Prendi fucile e... vado anche te, al volo. Grazie di avermi rovinato la giornata, così oggi non guadagno un cocchio di nulla. Sti terroristi di M. Giornata interrotta per attacco terroristico. Tuo figlio ha bisogno di medicina. Domani è il compleanno di tuo figlio. Vuole dei pastelli costosi. A lavorare in miniera, porca la miseria. E sprega Dio che oltre al carbone tu estraga dei pastelli costosi. Dono del figlio 25. Il pezzente maledetto. Oggi c'hanno tutti fame, quindi... che faccio? Gli tolgo il riscaldamento? Vabbè, dai, risparmiamo 5 dollari. E devo anche dargli le medicine. Ma zio Billy, dai. Non possiamo, non so, buttare qualcuno sotto un ponte, giù sotto un autobus, sotto una miniera. Non lo so, domando per un amico, porca la miseria. Impone sanzioni commerciali. Immediato giro di vite sulle importazioni d'Arstorska. Questi si comportano come i bambini dell'asilo. Si danno contro in maniera veramente da infantile, porco canaglia. E ci finisco io di mezzo. 11 dicembre 1982. Ciccio, sei venuto a congratularti perché ci ho salvato il culo? Guarda, se mi dai anche 20 euro non è che mi lamento, porca la miseria. Ma sei un imbecille, racconta tutto allo zio Tranoschi. Grazie per ieri. Tutto qua. Mia mira non è come prima. Ciccio, dovresti salvarmi tu il culo. Per fortuna che non si fanno esplodere da me. Ispettore, Impor rifiuta le merci importate da Arstorska. Su richiesta del Ministero del Commercio, il Ministero dell'Accoglienza reagirà a questa violazione. Rifiutare tutti i viaggiatori provenienti da Impor. Gloria ad Arstorska, ve l'ho detto! Come dei bambini, praticamente. Ok, questa volta non dimentichiamoci dei criminali ricercati. Sicuramente un paio ne arriveranno. Questo qui è... non so se è una donna o un uomo, sta cessa qua sotto. Buongiorno signora, come va? Tutto bene? Sono in transito. Lei transita poco, signora, purtroppo mi è di Impor. Porti pazienza e faccio così in teoria. Incongruenza rilevata. Nessuna entrata da Impor. Signora, mi urlerà contro tantissimo, molto probabilmente. Scusi che le ridò tipo tutto. A posto. Entrata da Impor è proibita. Frega niente, lei ha detto. Vado a buttarmi sotto un ponte. L'unica cosa che volevo quest'oggi era entrare ad Arstorska. Non ho più nessun motivo per vivere. Zio Pilli, quanto sei cessa incazzata con la vita. Allora, di Antegria. Visito amici. Durato il soggiorno 3 mesi almeno. Un paio di mesi. Normalissima visita da queste parti. 1,70. Bla bla bla. Signora Julia Bernard. Scusi, signora o signore? Porti pazienza, c'è un'incongruenza. Qui dice che sei maschio. Perché chiedi? Primo perché sei una cessa di proporzioni bibliche. E perché vorrei evitare di vederti il batacchio qualora tu fossi uomo. E che stracocchio, vediamo un po', cosa potrebbe venire fuori e parapapà. No, direi che qui abbiamo una leggerissima... ecco qua, grazie al gioco. Incongruenza, c'è problema nei documenti. Oh! Giuro a ceffoni finché i oh non diventano in... ah! Ed è quello che accadrà, questo ve lo garantisco. Avanti, prossimo, dai.
Qualcun altro che vuole urlare A in continuazione mentre gli calpestiamo qualcosa troviamo da calpestare, non ci sono problemi. Ehi, conosco te, sei di Nirsk. Ho lavorato tanti anni con tuo padre. Eri piccolo furfante. Mio padre è anche un puttaniere, ma vabbè, dettagli. Hai capito la signorina Josephine, zio Billy? E lei si faceva mio padre, gli piaceva le vecchie mio padre. Vabbè, dai, mi voglio fidare, distretto Altan, bla bla bla, 49 kg. Ora torno a Nirsk e dico che stai bene qui. Ma si faccia i cazzi suoi, signora. Ma la privacy tutte cose. Magari non voglio che nessuno sappia che sono Darstoska. Mia presenza richiesta. Cosa? Tua presenza cosa? Che manca il documento d'identità. Il passaporto almeno, ciccio. E che cocchio. Passaporto richiesto. Ecco. Proprio il diplomatico dell'anno. Ma dimmi te. Oddio, il timbro sembra quello giusto. Può entrare a Darstoska. Giatis, avevo letto gratis Nicolas. Vabbè, dai, voglio fidarmi del signore. Non è un carcerato, è cosa buona e tanto giusta. Non creare problemi. Dicevo, poi vengono qui a Darstorska e mi ciulano il posto al baretto, perché quelli miei ex concittadini erano delle persone di M. Ma vabbè, dettagli, ciccio, quanto sei brutto. Colecchiano Thomas Auschki. Resto solo 14 giorni. No, beh, cos'è che ha detto, scusa? Signore, qui c'è una piccola incongruenza. No, scusi, ho sbagliato. Ho detto che ho sbagliato a cliccare, porca la miseria. Hai permesso d'entrata solo per visita. Sì, certo, sono in questo non è il timbro giusto. Questo è il timbro che va sui, come cocchio si chiama. Aspetta, documenti, permesso d'entrata. E vedi che era sbagliato. Pezzente maledetto. Questo è falso. Non so di cosa parli, zio Billy. Mi stava per fregare con la cosa della trascrizione audio. Di solito, come ho detto, quando io vedo che uno sbaglia questo, dico vabbè, è solo un errore della trascrizione e tanti saluti. E quindi mi fido e lo faccio passare. Porca illalalala. No, no, tu non visiti. No, aspetta. Enorme base. Dicevo, tu non visiti uno stracocchio di nessuno. Nessuna entrata da import. Quindi aspetta. Timbrino 1, timbrino 2 e arrivederci a domani, quando probabilmente avremo risolto questo piccolo battibecco fra bambini praticamente e sarà tornato tutto normale. Giorgino, che ci fai qua, Giorgino? Io di nuovo sono qui, tutto sistemato ora. Ora passo spesso per vedere te. Noi buoni amici, non è vero mai nella vita. Giorgina, anche te mi hai mangiato troppo pandoro della Ferragni, porca la miseria, tuo peso è diverso. Che triste storia, mia moglie è cuoca cattiva, ma se io non mangio lei arrabbia. Giorgi, sei il peggior ballista del mondo. Oh oh, forse tu non piace questo. Hai tirato fuori il batacchio? C'era tipo lungo 86 centimetri? Cos'hai fatto, Giorgino? Cos'hai combinato? Ma Giorgino, dai, ma porca la miseria, oggetti di contrabbando alla tua età, ma non ci credo. Cosa è questo? È droga! Almeno è onesto. Piccola attività qui. Tu fai passare me e io do qualcosa in cambio. Qualcosa cosa? 10 crediti. Io do 10 crediti per piccolo timbro. Giorgi, aspetta un attimo. Sì, sì, capisco. Droga cattiva, non buona per ragazzini. Ma tu fai lavoro buono qui. È che mi dispiace per Giorgino. Però dai, per una volta che è riuscito a farti passare. Giorgi. Vabbè che tanto in un modo o nell'altro quell'uomo se la cava sempre. Vengo per semplice visita, durata di soggiorno 60 giorni. Ok, a 9 ci siamo arrivati, il signor Raen Dolcev e Gabanov. 80 kg, 1,84. Non è Boston, era Boston. Se ben ricordo, aspetta, Repubblica. Boston, vedi, Boston è degli Stati Uniti, razza di idiota. Tuo passaporto contiene dati falsi, non capisco. Guardi, la spediamo in un super carcere degli americani? Se vuole anche a Boston, non ci sono problemi, Cioè, abbiamo tipo la gemellanza lì, come si chiamano quelle delle città, ma porca la miseria. Ok, se non si fa esplodere nessuno nei prossimi 1,8 secondi, direi che possiamo andare avanti senza troppi problemi. Ho lavoro qui, durata di soggiorno. Vengo un mese, perfetto. Aspettate, ehi, lallero, lalala. Aspetta, ma è la sua faccia? Oh, mi sembrava differente per via dei capelli. Oh, ragazzi, portate pazienza, mi erano venuti i dubbi. Adesso sospetto letteralmente di chiunque. Great Rapid, è giusto. Vabbè, devo accelerare. Aio! Un pochettino, altrimenti qua non riesco a fare nemmeno una dozzina. Aio, avanti il prossimo, cliccato. Oh, porco canaglia. Non me ne va giusta una. Oh, neanche un criminale quest'oggi. Non abbiamo arrestato quasi nessuno. Credo che Giorgio fosse l'unico che abbiamo buttato in carcere. Durata di soggiorno, vengo pochi mesi. Ok, 1483. Sonia Pozzove. Pozzove Pozzova. Beh, potrebbe essere un errore di battitura, per dover di cronaca. Questi nomi non coincidono. Ho due nomi diversi. Perché? Perché dovresti avere un cognome che cambia solo una vocale? Vediamo un po'. Eccola lì.
Qualcuno sta per andare in carcere. Guardi, c'è il mio amico Giorgi che la sta attendendo. Non posso confermare la tua identità. Di cosa parli? Guarda, Giorgi le spiegherà tutto. È praticamente un po' il mio Virgilio da queste parti. Ma vabbè, dettagli. Avanti, prossimo, che non c'ho tutto il giorno. Ok, da questo momento in poi rischiamo di far entrare terroristi e tutte cose. O criminali e chi più ne ha più ne metta. Allora, è arrivato il cugino sfigato di Babbo Natale. Sono rappresentante diplomatico. Oh, no. Ok, il timbro mi sembra corretto. Arstorska, Obriton, Dominic, Vladislav, Vera Gloria, Nedi Repubblica. Dai, mi voglio fidare. M, non avevo controllato il sesso, porca la miseria. A posto, vai avanti. Non ce la faccio controllare due. Mi sa che questo potrebbe essere l'ultimo della giornata. Vediamo un po', non è un criminale. Buongiornissimo. Franz Meyer, l'imbassage. Gratis giorno, un paio di settimane. Eccene qua un altro. Aspetta, documenti. Permesso d'entrata, bollo sbagliato. Dai, veloce. Questo è falso, non capisco. Veloce, sbattetelo dentro. Fatelo uscire. Ce la possiamo ancora fare. Esci, sei un paziente. Esci, avanti il prossimo. Ce l'ho fatta. Dai che puoi entrare, dai. Poteva chiaramente entrare, ma ha fatto che passo in avanti, porca miseria. Tuo figlio ha fatto un disegno che puoi portare al lavoro. Ma mio figlio disegna di merda. Vabbè, a quanto pare ieri li ho lasciati al freddo e al gelo. Quest'oggi gli diamo riscaldamento, ma gli togliamo il cibo. Il mio stipendio sta salendo, ma lentamente, ragazzi. Un povero Cristo, come fa ad andare avanti da queste parti? Sospese le sanzioni di import. Così presto, cosa è successo? È successo che mi sono rotto le balle io. La signora di ieri si è tipo impiccata, la prima che era arrivata, porca la miseria. 12 dicembre 1982, porca di quella suprema iperporca. Aspetta, eroe d'Arstosca. Ma non sa neanche scrivere, ma ignorante. Papa, appendi su muro, razza di imbecille. Anche mio figlio mi ritiene un cretino? Beh, togli tutto, nascondi qua che è meglio. Ispettore, Impor ha rinunciato alla sua ingiusta politica e ora ha concesso l'entrata ai cittadini di Impor. È prevista una nuova visita dell'autorità circostanziale di Griestinest nella giornata odierna. Gloria d'Arstorska! È troppo presto per tornare qua. Puzza di questo presidio da nausea. E ci avrà lei un buon profumo. Almeno lavori bene, non hai ricevuto ammonimenti. Continua tuo onorevole servizio. Ora, ecco, c'è della rogna ovviamente. Oh, vecchia amica in arrivo, Bagashowski. Approva sua entrata, suo nome è Shepiersovska. Non voglio sapere di problemi da lei. Gloria d'Arstorska. No signore, io devo fare la perfect run. Ministero d'accoglienza e riconoscimento per eccellenza. Ok, lo mettiamo sotto l'altro. Abbiamo il disegno di merda, bellissimo disegno di mio figlio che possiamo appendere qua. E ovviamente lo stendardo degli aquilotti. Mettilo dritto. No, dritto. Vabbè, resta lì, allora devi rompere le balle. A posto. Ok, bollettino dei criminali ricercati. E avanti il prossimo. Dai che sicuramente qualcuno si farà esplodere. Se esplodesse lui, porca di quelli per porca. Signora, signore, l'ha leccata della mucca così di primo mattino, Aspetta, un attimo che subito ci sono... Come dati coincidenti? Ah, ok, si è solo pettinato in maniera brutta. Ad ogni modo, 62 kg, 66 kg. Ai. Qui qualcuno ha mangiato davvero troppo pandoro della Ferragni, mi sa, Ciccio, ti mandiamo a chiste da Giorgi? Sicuramente ci avrà materiale di contrabbando. Norme base, me lo tengo già pronto. Non mi dire che è ingrassato perché mi incocchio proprio una cifra. Urca la miseria! Che c'ha 826 coltelle e coltelli! Le coltelle, no, ma dai. Volevo dire lame, che quindi finiva con la E. E coltelli, è venuto fuori coltello, ovviamente. Hai commesso errore venendo qui, non so niente. Ma lui li teneva per farsi la barba. È un maniaco proprio della barba. E vuole avere solo le migliori lame e tutte cose. O coltelle, che dir si voglia. Avanti, prossimo, che sono rincoglionito. Anno nuovo, rincoglionimenti. Vecchio, orca miseria, ciao Ciccio. Cosa vuoi, farmi perdere tempo. Killer in arrivo da Antegria. Per bersagli un importante agente Ezik Darstorska. Va fermato, nome Caladistium. Non dimenticarlo. Guarda, mi sono già dimenticato il nome. Porti pazienza. Cosa mi dà? Cos'è? Apri cosa? Non toccare la polvere. Ma mi ha dato un veleno. Ma sei scemo. Ma porco canaglia. Evitiamo di uccidere uno di loro, perché teoricamente sì, forse lo possiamo fare. Transito verso altro paese. Durata di soggiorno. Resto 14 giorni. 55 kg. 1,69. Carling Garcia. Ok, cubride. Ok, le date sembrano giuste. Sesso sì, grazie. E vi sarò tutti felici e contenti. Ma porco canaglia, avanti. Questo dovrei portarlo a casa e darlo a mia suocera e anche allo zio lì, chi cocchio era, molto probabilmente.
Ok, devo ricordarmi di controllare le facce. Antegria, 49 kg, 1,64. Resto un paio di giorni. Tessia! Bla bla bla, Outer Grouse è giusto. Orcaccia la miseriaccia, la scadenza del documento. Questo documento è scaduto, potevo venire solo ora. Brava, venga quando le pare e piace. Ma porco cane, tutti che mi devono far perdere tempo. Oh no, un altro di questi. Seguo pista importante, durata di soggiorno, non posso dire. Forse pochi giorni, o forse poche settimane. Ma zio Billy, tranieri solo col permesso d'entrata, ciccio. Mancano documenti richiesti, sono reporter, ho diritto di entrare. Dammi timbro, visto. Ti do due calci in faccia e ti rovino pure tutte cose. Ma ti timbro pure questo, ah non lo posso fare. Questo pass non vale nulla, fascista. Ma fascista tua nonna in cariola, che c'entro io? Non li sopporto più sti tizi, vi giuro. Allora, vediamo un po'. Scopo del viaggio, visito amici. 80 kg sovrappeso. Rimango poche settimane, ma perché dovete prendere per il culo la gente? Mayan Tvoge Malan. Eccola qua. Mulan era finita, l'avevano già presa a quanto pare. Questi nomi non coincidono. Ho due nomi diversi. Beata lei, guardi, io ne ho 841, manco mi ricordo il mio di solito. Va bene, va benissimo. Guarda che ten c'hai manco idea, porca di quelli per porca. Non posso confermare tu alias, di cosa parli? No, aspetta, la dobbiamo arrostare, è vero? Mi ero completamente dimenticato dell'arrostino, scusi, che le feste ormai sono passate in fin dei conti. Forza, me la portate fuori? E che questa magna tutto, ci magna tutto il cibo in prigione? Aspetta, la coltellano il primo giorno? La fanno arrosto direttamente? Allora, buongiorno signora pettinata con i mortaretti, siamo all'ottavo. Occhio lonino. Transito, durata di soggiorno 60 giorni. Olga Ignatenko. Aspetta, 51, 1,65. Beh, cos'è che ha detto che faceva? Transito? Ah, vedi che non mi combacia. Vabbè, sarà la solita incongruenza stupida. Scopo di entrata non coincide. Giusto, sono in sempre. Una santissima. Va bene, mi voglio fidare. Mi voglio fidare. Mi fido? Oddio. Ma sì, dai, mi fido, mi fido. Guarda che bella faccina sexy che non si ritrova quando mai nella vita. Avanti il prossimo. Tieni pronto il fucile, lonino. O signor Telanoschi, che dir si voglia. Adesso potrebbe accadere di tutto. Vengo a vivere con mia moglie. Immigrazione per sempre. Nessuno che sta facendo il furbacchione. 92 kg, 1,87. Ma non è quanto sia alto. Ah, è Caledistom. È vero, è quello che avrei dovuto avvelenare. E invece io lo faccio passare. Signore, vada e uccida quelli dell'Ezic. Gloria Darstorska. No, io non gli do il veleno che poi mi prendo le pig denunce. Anzi, mi si interrompe la giornata lavorativa per attentato. Cioè, l'attentatore in quel caso sarei io, ma insomma ci siamo capiti. Allora, 78 kg, 1,83. Il distretto è corretto. Valker Mikael. Ho letto Val Kilmer per un secondo, ma quello è un attore, insomma ci siamo capiti. Paradisna è la cittadina giusta. Dai, 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 dai. Non penso che un arstoschiano provi a truffarmi. Vabbè, per una bottiglia di alcol vendiamo anche il rene della madre, ma insomma ci siamo capiti. Oh, neanche un criminale, ma che tristezza, signore. No, vengo, non me ne frega nulla. Il passaportino, avanti, dai. Passaporto richiesto, ecco. Facendo incazzare come ci fosse un domani, ora sospetto cose. Ada Sommer, Sommer, Ada. Valido, 58. Sembrerebbe tutto corretto, in verità. Non è neanche una furbacchione, eh? Dai, che sono le 2:30. C'ho 80.000 persone ancora da far passare. O da non far passare. Non dimentichiamoci, in effetti. Buongiorno, signora. Zio Billy. Colechiana. Ecco, ora sospetto cose. 64 kg. Bingo. Bingo. No, 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 no. Lei sì. Finisce in carcere alla velocità della luce. Forza, fotina sexy. Tira fuori il... No, tira fuori il libricino, figlioli. Non fraintendiamo. Tanto ci vuole a fare due fotine la signora. Avanti, è anche cessa. E parapapà. Cosa c'ha addosso, signora? Cosa c'ha? Panetti di C4? Non lo so nemmeno io. Hai commesso errore venendo qui. Cosa? Caccia la miseria. Così, eh? Fatti vite sti terroristi. Rischiavamo di far saltare in aria tutti i ragazzuoli. E poi chi lo sente? Giorgio, come si chiamava? Non mi ricordo più il suo nome. Avanti il prossimo, dai. Quanto tempo ho ancora? Sono le 4, ce la facciamo. Forse un paio. Se non vengono fuori i casini, lì riesco anche a far entrare o uscire. Orcaccia la miseria. Ok, Arstorska, Riskan, Forbes. Non ho la data di nascita. Signora, scusi. O è un uomo? Adesso ho i dubbi. Qui dice che sei maschio. Come dice il documento? Senti, non fai prima tirarmi fuori il batacchio o la patonza? E che stracocchio? Non mi pare la cosa più difficile del mondo? Forza, 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 forza. Che il tempo va, passano le ore. E in effetti sì, è maschio. Quindi, scusi, era fraintendibile. Senti, non ho motivi per rifiutarlo. E tanti saluti, a posto. Ti avveleno il pipino la prossima volta. Forza, forza signori, forza signori. Perché evito di avvelenare me stesso.
Perché in teoria era possibile, se ben ricordo. Ok, siamo proprio agli ultimi, 82 kg, 1,66. Durata di soggiorno, 2 giorni, transito. Il signor Giorgio Mislav, detto Paperino per gli amici, voi non capirete, ma gli assistenti dell'assistente invece sì. Ma vabbè, dettaglio. Ok, dai, che ho pochissimo tempo, Vai, vai. Mi devo fidare di Giorgio. Bravo, Giorgio. Ok, questo è l'ultimo. 14, un ottimo risultato. Se non è un colecchiano, siamo a posto. Abbiamo Repubblica. Vengo per visita 14 giorni, un paio di settimane. 4183, 89 kg. Arrivederci, signori. È stato un piacere conoscervi. Alexi, cari miei. Zio Billy, mi stanno intrippando gli occhi. Porco canaglia, non me ero accorto. All'ultimo un criminale. Abbiamo qualche domandina per te. Fai passare o me la paghi? Guardi, è finito il mio turno di lavoro. Non vale neanche la pena. La devo arrestare per pagare i pennarelli costosi di mio figlio. Porti pazienza. Fuori di qua, criminale DM. Ma dimmi te, quei disegni brutti. Sta giornata proprio è andata malissimo. Ho pagato un botto di pennarelli di pastelli per farmi fare un disegno brutto. Dimmi se poi non mi devono anche girare le palle a fine giornata. Allora, avete fame, quindi il cibo ve lo ridiamo, ma togliamo il riscaldamento. Devo pagare pure le medicine del bastardo. Come ho detto, le balle un po' mi girano, figlioli. Tu figlio ha bisogno di calci in culo. Vedi, lo dice anche il gioco, in fin dei conti. Artoska accoglie la delatrice d'Antegria. A rischio i rapporti con i paesi confinanti. Ma se ci odiano tutti, ci odiamo anche da soli? Facciamola venire al baretto, porca la miseria, che ti faccio vedere io chi fa la delatrice d'Antegria. Ora è diventata delatrice di baretto di Artoska. Buono, miei carissimi amici di Baretto, direi che anche per questo episodio ci possiamo fermare qua. Le nostre avventure stanno diventando sempre più fuori di testa. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti o tu guarda, un iscritto è rimasto avvelenato. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!